già va pubblicata, lo so. Questa è posso fare gli zoom da ma è? Augusto. No. Dobbiamo farci la foto, ragazzi. Ti faccio la foto e non faccio sette. Aspetta, Giulia. Fai, fai il corretto, gira. Sei la guida, eh? Sei il padrone del pony. Un mulo, un mulo. Ah, quello è un mulo. Ah, non è un pony. Se sta strozzato, hai attaccato troppo in alto e non riesce a abbassarsi. Mi sta attaccato oggi perché non riesce, per non farlo attorcigliare, perché se abbasso leggermente anche un po' l'altro, lui va a brucare l'erba e mette la zampa nella... No, no, anzi, il contrario. Zampa. No, no, tutto il contrario. No, tutto il contrario, invece. Ripeti, se il mondo dopo mangiare l'erba, mettere il piede sotto questa torcina. Già sperimentato, quindi quello serve per farlo salvare dalla morte certa. No, vabbè, così funziona. No, ma non è che lo porto tutti i giorni. No, perché sai perché? Perché poi là tutti i sapientoni animalisti, che triste, ci vuole l'analista, certo, ma devo mandare a chi è una vita che ce l'ha, la spiegazione è questa. Infatti non lo porto più, io sono due giorni che lo porto.
tutto come strato per fare una cosa. Mica è poco, eh! No, no, c'è da guardare, eh! Più che da guardare, da viverla! Ma è pericoloso, vedi se? Si scivola troppo, c'è troppo muschio! No, c'è troppo muschio! Wow! Qua potremmo fare un bagno! No, là non si può salire, no! Pericolosissimo! Questa freccia risale a 65 milioni di anni fa e si chiama la Vuduardia Raditans. Dove si chiama? Vuduardia Raditans. Che la possiamo trovare all'interno della riserva Valle delle Ferrovie. Ho capito. E perché sta solo qua in Italia? Questa qui si è mantenuta per le condizioni climatiche, perché il clima all'interno si tende a mantenere costante tutto l'anno. Cioè sempre la stessa temperatura, sempre quasi, più o meno. Si tende a spostare di poco, ma non di moltissimo. E quindi si è ambientata bene. Non sarebbero sopravvissute. Anche come riproduzione, hanno un altro modo di riprodursi. La foglia può arrivare fino a oltre 3 metri. Non fanno le spore come quella freccia lì normale, ma sotto questa foglia qui hanno un piccolo bulbo. Dove questo bulbo, una volta che tocca il sole a terra, si impugna dal basso verso l'alto. Come la patata, insomma. No, non lo vedo, non lo vedo.
una pianta bulbifera. E come lo fa dare? Comunque è una pianta secolare, però non proprio di 65 milioni di anni fa come quella là. Questa qui comunque è una pianta molto molto vecchia, è considerata pesce. Una pesce anche... Questa pure è fresca. Sì, questa è la pesce classica, dove puoi vedere le spore. Vedi le spore? Girala. Ci sono? Ah, ecco, ecco qua, queste sono tutte spore. Adesso ti faccio vedere la differenza fra quella là, la bulbifera. Però sempre non è storica. Fa parte della famiglia delle pesci, però non è storica. Quello stelo lungo, vedi? Sì. Eccolo qua. E si chiama lingua di cane. Volgarmente, nome preciso, non me lo ricordo. Va bene. Una è questa qua, e questa qua con il bulbo, quindi non ha le spore, tutto è completamente pulita. Questo è il bulbo. Ecco. Tocca a terra e si riproduce, eccolo qua. Però ovviamente non è precoce come quella là, di prodursi, si produce molto lentamente. Certo. Quella là sono di continuo. Quindi questa hai detto che sta solo qua? Sì. In Italia sì. In Italia sì, poi ce n'è una quasi simile, però ha altre caratteristiche diverse, si trova in Calabria, ha tutte le altre caratteristiche. Sempre regno è. Queste sono tutte pesci comuni. Vedi, sono completamente diverse da questa. Fagli vedere il bulbo a lei. Eccolo qua. Guarda. Ecco il bulbo, guarda. Ah, ce n'ha uno su. Uno solo in fuori. Questo qua non ce l'ha, però. Se lo fa di pelle. Rifà vedere il bulbo. Hai capito?